Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono VG Future, questo è Mucchio TV. Oggi andremo a fare uno spacchettamento di un prodotto che mi è arrivato. Sto parlando di un altoparlante Bluetooth, sto guardando sul cellulare perché l'ho ordinato su Amazon, vi lascio in descrizione il link per andarlo a vedere. Questo qui si chiama Zotri S4, è un altoparlante Bluetooth senza fili, qua dice super portatile con bassi potenti. Microfono integrato e slot per la scheda TF Radio FM. Allora, mo andiamo a fare subito questo spacchettamento. Ecco qua. Scusate la maniera un po' brusca. Eccolo qui, il pacchetto. Molto minimale. Ci stanno vicine le icone per l'utilizzo appunto che si può sentire la musica dal vivo, poi lo vedete nella descrizione ragazzi, perché qui mi riesce un po' difficile. Questo è uno spacchettamento molto improvvisato. Eccolo qui, questa è la versione black, mi ero scordato di dirlo. Dentro si trova il cavo micro USB, eccolo qua. Quindi potete utilizzare anche quello dei vostri smartphone. Questo non è Type-C, quindi non è l'ultimo tipo, è quello prima, il Type-B. E questa è la lunghezza effettiva, quindi lo potete attaccare vicino a un caricatore dei vostri smartphone oppure al computer potete caricarlo. Qui invece abbiamo un cavetto jack che è maschio maschio, ok? Quindi non è maschio femmina, maschio maschio, quindi potete collegarlo magari per far passare la musica da due dispositivi col filo, quindi magari dal cellulare a questo qui, senza quindi il bisogno del Bluetooth. È una cosa in più. Eccolo qua, questo è il prodotto. Qui c'è un'altra volantino che è praticamente il libretto di istruzioni, sì, in tutte le lingue. Niente di trascendentale, insomma, non so se si vede. E questo è il prodotto vero e proprio. Mo mi vi avvicino, lo faccio vedere. Qui sopra ci sono i comandi, come vedete c'è un più e un meno. Poi abbiamo questo qui è per mettere il viva voce nel caso si voglia parlare, perché questo si può portare pure in macchina, si può usare appunto come viva voce. E poi qua per scorrere magari la musica. E perché qui c'è anche uno slot per la scheda SD, che è molto interessante, e poi qui c'è l'alimentazione, qua per aprirlo e spegnerlo, e qui c'è la presa AUX. Ragazzi, allora mo lo vado a mettere sotto carica e poi lo proviamo insieme, così vediamo pure com'è, vi dico in tempo reale le mie impressioni. Ok ragazzi, eccoci tornati, sono andato a ricaricare il dispositivo, l'ho tenuto meno di un'ora perché fondamentalmente c'era già parte della carica. Mo' davanti alla camera proveremo ad accenderlo e ad associarlo allo smartphone, vediamo quanto tempo ci vuole, perché anche questa è una cosa interessante da provare insieme. Ok, lo accendiamo. Enter to Bluetooth. Ok, ci ha dato un messaggio. Ho sentito tra l'altro che il suono dei bassi è pure abbastanza forte. Ok, mo lo ricerchiamo il dispositivo. Ok, eccolo qui il dispositivo, il telefono l'ha trovato. Passiamo ad associarlo. Bluetooth connected. Ok, come avete sentito è stato associato. Mo proviamo a sentire una musica della mia playlist sul telefono, vediamo come si sente. Ok, proviamo questa qui. Thank you.
ragazzi, devo dire che il suono non è veramente niente male per un dispositivo fondamentalmente che è piccolissimo, sta quasi nel palmo di una mano, come potete vedere. Molto utile, secondo me, questo se si deve portare dietro, non so, andate in campagna a fare un picnic, o semplicemente volete portarvi la musica pure nel bagno per ascoltarla, nel salone. Uno strumento molto utile. Io questo qui l'ho preso in offerta, si può utilizzare ovviamente anche per il viva voce, non so, state in macchina, lo piazzate là vicino alla vicino al vostro sedio, al vostro sediolino, e nel caso vi chiamino, quindi avete un audio sicuramente superiore se non avete possibilità di attaccarlo allo stereo della macchina. Ragazzi, questo era tutto, spero che vi sia piaciuta, insomma, questa prova e questo unboxing. Se avete qualche domanda sul dispositivo, io sono a vostra disposizione, scrivetelo sotto. Iscrivetevi al canale, lasciate un like se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!